benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Anche Elisabetta Canalis è stata vittima di quello scandalo che ha coinvolto altri suoi colleghi. Gli utenti devono fare molta attenzione, in quanto non è colpa del VIP se succedono queste cose. Elisabetta Canalis è la nota showgirl, attrice e modella di 45 anni, che ha rapito il cuore dei suoi fan, fin dai tempi di Striscia la Notizia. Lei era la velina bruna e sicuramente non verrà mai dimenticata, in quanto è stata l'originale, la prima. Ma Elisabetta non è solo questo, in quanto è anche un'imprenditrice, una mamma premurosa e un'appassionata di kickboxing molto brava. La grinta che la contraddistingue fa di lei una praticante molto brava per questo sport, tant'è che su DAZN va in onda il suo programma, Kick & Cram. Sicuramente qualche calcio avrebbe voluto darlo anche ai responsabili di quello scandalo in cui è stata coinvolta a sua insaputa. Elisabetta Canalis è stata molto criticata da quando ha divorziato, però in realtà gli utenti social non dovrebbero parlare di cose che non li riguarda, in quanto i problemi di coppia dovrebbero appunto rimanere privati. Ad ogni modo, Elisabetta è tornata in Italia per qualche tempo, facendo la spola con l'America, in quanto appena terminava i suoi impegni lavorativi, tornava immediatamente dalla sua adorata, Skyler Eva. In un recente post ha però comunicato, si va a casa. L'ho detto già diverse volte, in questi ultimi mesi, lasciando l'Italia e imbarcandomi verso gli Stati Uniti dove vivo da oltre 10 anni, torna dalla sua bambina anche se è molto grata della sua vita. Ringrazio ogni giorno delle innumerevoli possibilità che la vita mi sta dando e che mi darà, un po' perché ho pagato un prezzo alto, un po' perché sono certa che lassù qualcuno mi protegga. Anche Elisabetta Canalis è stata vittima a sua insaputa, di quella truffa colossale che gira ormai da parecchio tempo. In pratica dei delinquenti, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale utilizzano i volti dei VIP per creare tweet di gossip, portando così gli ignari lettori ad approdare su siti che non c'entrano nulla, dove promettono anche guadagni facili su vari investimenti finanziari, sfruttando l'esperienza del VIP, ovviamente fasulla. Non solo i VIP in questione ai quali viene rubata l'identità stanno denunciando questo fenomeno preoccupante, ma anche gli utenti, in quanto sono stanchi di essere truffati. Non si sa se e quando qualcosa potrà cambiare in merito a queste truffe online. Per il momento invitiamo tutti gli utenti a diffidare da tutti questi post truffaldini. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.